Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Credo che più di qualcuno la domenica, sentendo certe prediche alla messa, pensa in cuor suo: sì, belle parole, ma che ne sa questo prete della mia vita, delle grane che io devo affrontare in famiglia, là dove lavoro? Non vedo l'ora che finisca, così da tornarmene a casa. Non dovevano essere molto diverse da queste le sensazioni di Simon Pietro, pescatore di professione, quella mattina in cui Gesù si rivolse proprio a lui e gli domandò di prestargli la barca per farne una cattedra da cui parlare alle folle. Ma fu proprio nel mezzo di questi pensieri che Pietro si sentì rivolgere una proposta ancora più strana: prendi il largo e gettate le reti per la pesca. La reazione di Pietro deve essere stata un po' stizzita. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Siamo stanchi, demoralizzati. Tu, Gesù, avrai anche belle parole da dire, ma noi intanto ce ne torniamo a casa a mani vuote. Questa domenica in Italia si celebra la giornata per la vita. Basta guardarsi attorno o sentire certe notizie per restare amareggiati e delusi come Simon Pietro. A prestar fede a certi segnali si direbbe che la nostra civiltà occidentale abbia imboccato la via del tramonto, dell'estinzione. Le avvisaglie sono davanti agli occhi di tutti. E non è che volgendo lo sguardo alla Chiesa possiamo dirci entusiasti e ottimisti, con tutti i limiti di carattere, di fragilità, di incoerenze, di peccato che ci ritroviamo. È come scoprire delle piaghe. Fa male, certamente. Sì, ma se non lo si fa, se le piaghe non si curano, peggiorano e si trasformano in cancrena. Non dobbiamo vergognarci di scoprire le nostre piaghe davanti a Gesù Cristo. È a noi, a ciascuno in particolare, che Lui dice in questa domenica: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Manifestiamogli pure le nostre perplessità, le nostre apprensioni e delusioni. Abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Ma facciamo nostre anche le altre parole di Pietro: sulla tua parola, Signore, getterò le reti. E il risultato mise a tacere ogni perplessità e superò tutte le migliori aspettative, tanto che Simon Pietro, esterrefatto, allontanati da me, disse a Gesù, perché io sono un peccatore. Gesù gli rispose: non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini. No, non si allontana da noi Gesù Cristo, ci provoca piuttosto alla fiducia, a promuoverla operosamente in tutti i modi e in tutte le occasioni possibili. Pescatori di uomini probabilmente vuol dire proprio anche questo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.